Simona Ventura presto in TV? Il nuovo traguardo e l'indizio. Simona Ventura, il ringraziamento speciale su social. Nuovo traguardo per Simona Ventura. La conduttrice di Selfie e le cose cambiano ha festeggiato oggi un nuovo trionfo tutto social, il raggiungimento di 1 milione di followers su Twitter. La conduttrice di Bentivoglio ha colto l'occasione per fare il suo ringraziamento speciale su Instagram, scrivendo: 1 milione di voi, grazie, presto sarete protagonisti. Queste le parole della moglie di Stefano Bettarini che, sottolineando ai suoi fans che presto saranno protagonisti, forse ha voluto lanciare una piccola indiscrezione sui suoi prossimi impegni televisivi. Simona Ventura tornerà presto sul piccolo schermo con un programma che vedrà protagoniste le persone comuni? Selfie e le cose cambiano è pronto per tagliare il nastro della terza edizione? Per il momento si tratta di ipotesi, ancora nessuna conferma ufficiale. Certo è che i fans della conduttrice 52enne vorrebbero presto rivederla in televisione. I followers hanno infatti sommerso di like e di messaggi l'ultimo post su Instagram della Ventura, chiedendo alla conduttrice di tornare protagonista sul piccolo schermo. Alcuni hanno avanzato la richiesta di vederla in prima linea all'Isola dei Famosi. La Ventura dal canto suo si è limitata a postare un video, visibile in basso, in cui sorridente spegne la candelina su una torta che simboleggia proprio il traguardo raggiunto di 1 milione di followers su Twitter. Simona Ventura entusiasta, il nuovo trionfo e il futuro in TV. Simona Ventura ha iniziato la giornata con il piede giusto. Il giovedì per la conduttrice di Bentivoglio ha portato una sorpresa gradita, il raggiungimento di 1 milione di followers su Twitter. La moglie di Stefano Bettarini per ringraziare i suoi fans ha postato un video su Instagram, visibile in basso. In queste settimane il nome di Simona Ventura sarebbe stato accostato a Temptation Island. In base a un'indiscrezione lanciata dal sito blog, sembrerebbe infatti che Mediaset starebbe pensando, considerato il successo della versione NIP, di produrre anche Temptation Island VIP. La versione dedicata ai personaggi famosi dell'Isola delle Tentazioni potrebbe avere come conduttrice proprio Simona Ventura, che lo scorso anno è stata protagonista su Canale 5 con la trasmissione Selfie. Per il momento ancora nessuna certezza sul futuro professionale di Simona Ventura, che ha recuperato il rapporto con il marito Stefano Bettarini, dopo la tempesta scatenata durante la partecipazione di quest'ultimo al Grande Fratello VIP, e ha festeggiato di recente il compleanno del figlio Niccolo. Oggi la conduttrice ha siglato, soddisfatta, un nuovo traguardo social, pronta per le sfide future.